Buonasera, signor Luciano, 82 anni, giardiniere in pensione. Quando e perché ha deciso di prendersi cura totalmente e gratuitamente del parco comunale di Riccò del Golfo? A me mi sembrava strano che un paese come Ricò non avesse un parco. Era assurdo. Un paese che chiaramente dava segni di sviluppo, di migliorare, di arrivare ad essere qualcosa. E me lo sono preso a cuore e mi ci trovo ancora oggi. Dunque, dal 92 sino ad oggi, sì, che le forze me lo permettono, continuerò a farlo perché veramente ci credo. A me piace questo lavoro. Anche quando vado in campagna, perché ho dei terreni, io lavoro, pulisco, bonifico, mi piace, ci vivo insieme, è la mia vita. La natura deve andare insieme all'essere umano. Quel momento, che non è più così, è finita. Lei il 25 aprile ha deciso di fare un dono alla sua comunità, infatti ha realizzato all'interno del giardino comunale la scritta Riccò. Perché ha deciso di realizzare questa scritta proprio in una data così importante? No, l'ho fatto perché mi sembrava un segno riguardo alle persone che non ci sono più, che si sono battute per la libertà del popolo italiano, con altri, si intende, non solo loro. Sindaco, il signor Luciano è sicuramente un esempio di amore per il proprio territorio e di senso civico che forse al giorno d'oggi non è così comune. Cosa ne pensa? Luciano ha fatto del parco la casa di tantissimi di noi e in questo modo fa sì che nel suo piccolo e nel suo grande tutto il territorio sia la casa di ognuno che ha scelto di abitarlo o che, come me, c'è nato.